La bilancia non fa che certificare un dramma che in Somalia riguarda oltre la metà dei bambini. 1.800.000 minori di neanche 5 anni soffrono di malnutrizione acuta. Numeri in crescita a causa del conflitto civile, dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari e soprattutto della siccità, la peggiore degli ultimi 40 anni. Ma alcuni di questi bimbi vivono una condizione ancora più drammatica. Uno su sei, cioè più di 510.000, è colpito da malnutrizione acuta grave. E questo significa solo una cosa: rischio di morte. Secondo le autorità locali, se entro pochi giorni non arriveranno aiuti, la situazione degenererà. Lui è il portavoce dell'UNICEF, James Elder. Attualmente in Somalia, ogni singolo minuto di ogni singolo giorno, un bambino viene ricoverato in una struttura sanitaria perché malnutrito, denuncia Elder. Non tutte le mamme e i piccoli, però, riescono a raggiungere gli ospedali. È così che l'UNICEF sta inviando squadre mobili per trovare i bambini malati in luoghi difficilmente accessibili e per curarli. In pericolo non ci sono solo minori. In tutto sono 7,8 milioni somali che stanno combattendo contro una siccità senza precedenti per via di ben 5 stagioni delle piogge consecutive fallite.